tipo 6 mesi di... Di B. Meglio... E hai abituato a giocare di qua meglio rispetto a una... No, diciamo che lo conosco, dai, perché l'ho fatto nel passato recente, quindi diciamo che lo conosco un pochino di più, anche perché tante formazioni che ci sono quest'anno sono gran parte le stesse dell'anno scorso, quindi sì, conosco un po' di più. Dai. Arrivi da un'annata a record l'anno scorso, quest'anno hai fatto magari un pochino più fatica ad adattarsi lì. Con che spirito arrivi ad Alessandria? Sì, l'anno scorso è stata una bella annata, però deve essere un punto di partenza, dai, perché ho preso coscienza, forse tardi, di quelle che sono le mie qualità, però vengo con lo spirito di voler far bene, di voler dare una mano, perché Alessandria mi ha cercato in maniera importante e io sono molto contento di essere qui, di la verità, perché comunque Alessandria è sempre stata una società che mi ha affascinato quando ci giocavo contro. Non so perché, forse la tifoseria, le strutture, comunque dalle altre parti viene preso un po' come società modello, come realtà da cui prendere spunto, quindi sono molto contento di essere qui, sono venuto con molto entusiasmo, ecco, quello sì. Che impressione ti ha fatto Gregucci? Mister l'ho conosciuto 20 minuti prima dell'allenamento e mi ha dato subito l'impressione di essere un conoscitore di calcio, perché anche in campo ti percepisci subito che è stato uomo di calcio e per quel poco, quell'oretta e mezza che sono stato con i ragazzi in campo, mi hanno notato subito che ti dà una mano, che corregge molto. Per quello che l'ho conosciuto, io posso solo parlare bene del mister. Senti, tatticamente, tecnicamente, come ti consideri? A sinistra, seconda punta? Diciamo che sono uno che nel fronte offensivo si adatta a quelle che sono un po' le esigenze dell'allenatore, perché comunque l'anno scorso e l'anno prima ho svariato un po' tutto sul fronte offensivo e ho giocato in più ruoli e magari anche se non sono prettamente miei, ma come la prima punta, però ci posso adattare e l'esigenza faccio anche il portiere. E condizioni tue? Sei ovviamente sempre allenato, hai giocato, quindi sei... Sì, no, sto bene. Stamattina ho fatto un po' più di palestra per di stretching, perché dovevo smaltire il viaggio da Teramo di ieri, perché comunque sono 5 orette, però sto bene, sono a disposizione. Arrivi in una squadra che ha traballato un po' in quest'ultimo periodo, però i cui valori, almeno sulla carta, sembrano buoni. Cosa ti senti di poter dare in più? Gli alti e bassi in una stagione sono da mettere in conto già all'inizio, cioè è una cosa fisica, è normale, dai, tenere conto di queste cose. I giocatori e la rosa è di valore, perché comunque prima di venire qui conoscevo già molti elementi, è una rosa di tutto rispetto. Secondo me posizioni migliori può e deve cercare di farle, di ottenerle questa squadra qui. Il contratto è 6 mesi in prestito e poi c'è qualcosa di ulteriore o è in prestito secco? No, sono in prestito secco. Sei in prestito secco, sì. Rientri poi alla casa, sì, madre. Sì. Anche se devo dire la verità, Alessandro, è una società che mi affascina. Ma chi lo so, intanto pensiamo a far bene 6 mesi e a ottenere i risultati che la squadra si è prefissata. Poi a giugno vedremo. La scelta, così, una domanda un po' più frivola, la scelta del numero di maglia è quello che rimaneva, oppure c'è un... Sì, no, c'erano un po' di alternative, e ho scelto la 7, ma e dico la verità, ho chiesto agli amici e alla fidanzata e mi hanno consigliato quella, niente di che. Motivo particolare? No, nessuna scaramanzia o cose. Grazie. A voi. Bocca al lupo. Grazie.